ci può raccontare com'è il suo percorso all'interno dell'azienda, da che reparto arriva, e per occuparsi di quello che si sta occupando adesso? È un percorso lineare rispetto a, fortunatamente, quelli che sono sempre stati i miei interessi. Quindi io ho studiato lingue, una grande curiosità per il mondo e una grande curiosità per tutto ciò che c'è nel mondo, le persone e i cambiamenti. E sono tanti anni che abbiamo capito che i cambiamenti climatici non significa solo cambiamenti ambientali, ma significano soprattutto gli impatti che questi cambiamenti hanno sulle ingiustizie e le ineguaglianze sociali. Quindi è molto importante per una persona come me, che ama l'azienda e lavora in un'azienda importante, perché la mia è un'azienda nel settore energetico, è una utility, che sta però cercando di cambiare la maniera in cui una utility è sul mercato, cercando di stare più a lungo sul mercato possibile e guidando la transizione energetica che stiamo vivendo. Quindi è un lavoro appassionante che ti porta a conoscere il mondo, i bisogni delle persone che poi sono i nostri clienti, ma sono anche le comunità che vivono accanto a dove noi generiamo e distribuiamo l'energia. Quindi è passione, è curiosità, e credo che mai come in questo momento abbiamo bisogno di passione, curiosità, cultura e ascoltarci l'un l'altro per poter migliorare le cose. E l'ultima domanda è: come sta vivendo il salone? Il salone è una bellissima opportunità italiana. Forse è l'evento più importante sulla sostenibilità che abbiamo in Italia, ricco di fermenti, quest'anno tantissimi giovani, anche grazie al movimento di Greta Thunberg. Io vengo da New York, dove ho appena vissuto la Climate Week, e mi piace risentire e rivedere la stessa passione anche qui in Italia. Molti più argomenti, molta più sostanza e meno cose futili, mi sembra. Grazie mille e buon salone. Grazie.